Bentornati al consueto appuntamento con TG Tech, scopriamo subito insieme quali sono le notizie più importanti di questa settimana. Italiaprogrammi.net oscurato dalla Procura di Milano. Le schede madri per Ivy Bridge prossime al debutto. Ricomincia l'aggiornamento di Google Nexus S ad Ice Cream Sandwich. Dropbox, un programma su invito, regala fino a 32 GB. Instagram sbarca su Android. Guardare il mondo con gli occhi di Google. Nuova Panasonic Lumix GF5. In apertura subito la parola a Gabriele che ci parla della chiusura di italiaprogrammi.net. Italiaprogrammi.net, che vedete aperto alle nostre spalle, è un sito che attirava utenti per il download di software gratuito. Questo download veniva però in realtà fatto pagare. A oggi sono decine di migliaia gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento, convinti di scaricare software gratuito. Il sito Italia Programmi era stato però creato in modo dinamico. Durante le ore del giorno, infatti, riportava le corrette scritte che indicavano come venisse sottoscritto un abbonamento in relazione al download di file o di programmi, mentre la notte, quando l'afflusso si faceva più consistente, queste indicazioni venivano tolte. Il metodo di registrazione su italiaprogrammi.net non prevedeva però alcun controllo dell'identità. Ecco perché quindi era così facile falsificare i dati. Ed ecco spiegato perché Giorgio Napolitano sarebbe uno degli utenti che è stato vittima del sito. Io personalmente mi sarei iscritto come Oliver Hutton. La vicenda è però ben lontana dall'essere conclusa. Se il sito infatti è stato bloccato dalla procura per DNS italiani, i responsabili che stanno dietro al sito sono ancora in giro a piede libero. Ricordate, state ben attenti, scaricare software gratuito e magari anche open source non dovrebbe mai essere un servizio a pagamento. Passiamo invece da Paolo per sapere tutto sulle nuove schede madri per Ivy Bridge. Tempo alcune settimane avremo al debutto i processori Intel della famiglia Ivy Bridge. Si tratta della prima architettura di processore Intel costruita con tecnologia a 22 nanometri, proposte che verranno rese disponibili da subito in versioni per sistemi desktop e notebook. Assieme ai nuovi processori, al debutto troveremo anche nuove schede madri, soluzioni che saranno basate su chipset della serie 7, come ad esempio questa proposta di Gigabyte. In questo caso vedremo prima al debutto le schede madri e solo in un secondo tempo i processori. Perché questa differenza temporale? Ma non conosciamo i piani di Intel a riguardo, ma quello che possiamo dire è che queste nuove schede madri possono essere utilizzate con i processori Core i5, i3 e i7 disponibili attualmente in commercio, basati su architettura Sandy Bridge. La compatibilità vale anche al contrario. I processori Ivy Bridge, nel momento in cui saranno disponibili in commercio, potranno venire utilizzati con le schede madri Socket 1155 LGA attualmente presenti in commercio. Non con tutte, però. Soltanto con quei modelli per i quali i produttori avranno rilasciato un aggiornamento di BIOS. Prepariamoci quindi all'invasione, da un lato, di nuovi processori con caratteristiche tecniche interessanti, soprattutto dal lato GPU, e, parlando dei produttori taiwanesi, di un gran numero di schede madri basate su nuove chipset della serie 7. A dicembre l'aggiornamento over the air di Ice Cream Sandwich per Google Nexus S era stato stoppato dopo i primi problemi lamentati da molti utenti. Ora, dopo mesi di silenzio, sui terminali che avevano installato la versione 4.0.3 di Android, arriva la release 4.0.4 che risolve i problemi di stabilità e reattività lamentati da molti utenti. L'aggiornamento dovrebbe poi arrivare anche a chi ha ancora Gingerbread e far passare finalmente tutti i possessori di Google Nexus S ad Ice Cream Sandwich. Volete fino a 32 GB di spazio su Dropbox? Allora ascoltate Fabio. Lo storage dei dati in cloud è un settore in grande fermento con notevole concorrenza. I nomi più famosi sono Dropbox, sono SugarSync e sono SkyDrive. Presto si aggiungerà anche Google Drive. E proprio la discesa in campo di Google sta creando qualche preoccupazione ai molti concorrenti. Per far fronte alla concorrenza, Dropbox rivede parzialmente il proprio programma Inviti. Questa iniziativa è attiva da tempo, praticamente prevede che ogni utente iscritto a Dropbox possa invitare un numero finito di altri contatti. Se uno di questi contatti si iscrive a Dropbox, riceverà, il primo che ha inviato l'invito, riceverà un premio. Fino a qualche ora fa, tale premio era pari a 250 MB di storage. Ora, il limite è stato aumentato a 500 MB. Per chi dispone di un account premium, i premi sono raddoppiati, quindi per ogni nuova iscrizione viene riconosciuto fino a 1 giga di spazio regalato. C'è però un limite. Ogni utente può inviare al massimo 32 inviti.
In settimana finalmente Instagram è stata resa disponibile anche per gli utenti Android. Inizio col botto per l'app che nelle prime ore ha già collezionato più di 1 milione di download. L'app ha già visto arrivare sui terminali dei primissimi utenti che l'hanno scaricata 2 aggiornamenti, ma comunque ha dimostrato di funzionare già in modo abbastanza egregio. Tutti contenti? Forse no. In rete si contano a bizzeffe i post di protesta degli utenti iOS che lamentano la possibilità che gli utenti Android rovinino l'attuale community costruita dai possessori di iPhone. Alessandro invece ci parla di come vedere il mondo attraverso gli occhi di Google. Project Glass è l'ultimo gingillo tecnologico che ha fatto parlare molto di sé negli ultimi tempi. Di cosa stiamo parlando? Di realtà aumentata, e ne sentiremo parlare sempre più spesso. In breve possiamo dire che ogni applicazione della realtà aumentata prevede di estendere la percezione sensoriale umana con informazioni gestite elettronicamente, che vanno quindi ad aggiungersi a quanto il nostro cervello elabora. Nel caso specifico stiamo parlando di un progetto Google che con Project Glass si propone di sovrapporre informazioni alla nostra normale visione della realtà attraverso occhiali speciali dotati di videocamera e connettività web. Tramite ordini vocali sarà possibile attivare le informazioni aggiuntive direttamente disponibili sulla lente degli occhiali, il tutto gestito da un sistema Android e componentistica miniaturizzata. Si potrà comunicare con altre persone tramite SMS, con dettatura vocale dei messaggi, oppure condividere quanto ripreso dalla videocamera integrata via social network. Non mancheranno le ricerche sul web in tempo reale, oppure la possibilità di ottenere indicazioni stradali, scattare fotografie, sovrapporre informazioni a quanto ci si trova di fronte e molto altro ancora. È presto per dire se e quando un oggetto del genere entrerà nelle nostre vite. Sarà più che altro interessante capire se ne avremo davvero bisogno o se sarà l'ennesimo oggetto figo da mostrare agli amici, che ci guarderanno perplessi mentre parleremo con i nostri occhiali, condannandoci per sempre allo status di nerd. Panasonic ha presentato Lumix GF5, erede del precedente modello GF3, è molto simile adesso nelle forme. Anche le caratteristiche della nuova mirrorless micro 4 terzi di Panasonic non si discostano molto e puntano soprattutto a miglioramenti senza stravolgimenti. Non cambia la risoluzione del sensore da 12,1 megapixel, ma Panasonic promette di migliorare la qualità dell'immagine anche alle alte sensibilità fino a 12.800 ISO. Nuova l'interfaccia touchscreen che sfrutta il display da 3 pollici e 921.000 punti. In conclusione, come sempre, l'angolo dei videogiochi. Non avevamo detto che ci fosse anche Rosario nell'angolo. Termina qui anche questa edizione di TG Tech, vi rimandiamo al prossimo appuntamento e cogliamo l'occasione per farvi gli auguri di buona Pasqua.